Il Sacro Monte di Novi Velia è stato meta di pellegrinaggi fin da tempi remoti. In epoca antica, quando i Greci fondarono la città di Elea, sulle coste del Cilento, diffusero dappertutto i loro culti ed i loro dei. Così, abitati dalle divinità, i fiumi ed i monti divennero sacri. Non molto tempo fa, chi partecipava al pellegrinaggio, di comfort non ne aveva molti. Si partiva prima dell'alba e bisognava portar con sé le provviste. E se l'acqua da bere si poteva trovare anche lungo la strada, i servizi igienici consentiti erano solo quelli a cielo aperto. Tutti gli anni le compagnie risalgono le pendici che portano al santuario. Per quei tratturi ogni pellegrino trasporta fino alla vetta una pietra raccolta alle falde del monte. È una devozione bizantina questa, designata col nome di offerta del monaco, come pure lo è l'atto penitenziale di bagnarsi nel fiume sacrato, prima di raggiungere le coste del monte. Quello poi di legarsi una grossa pietra a forma di cuore al collo e trasportarla così fino al santuario è un modo di riconoscere e porre rimedio alle proprie colpe. E mentre le zampogne, gli organetti e le ciaramelle, accompagnando i canti e le preghiere, rincuoravano, per quel che potevano, i pellegrini nel loro andare, dal freddo pungente della notte si poteva solo cercare riparo nella cappella del santuario. La storia del Medioevo è stata costruita attraverso i passi alpini e appenninici, quelle autostrade, chiamiamole così, adibite, utilizzate dalla transumanza. Ma il Medioevo si è costruito anche attraverso i tracciati romani, decaduti, sì, ma mai caduti in disuso completamente. Attraverso queste vie privilegiate viaggiavano merci ed uomini, viaggiavano i mercanti, i guerrieri, i pellegrini. E se il mondo romano si era costruito con le vie consolari che raccordavano una città all'altra dell'impero, nel Medioevo le cose cambiano. Le vie vengono costruite per raccordare i santuari e il viaggio del pellegrino, di colui che etimologicamente si muove verso una terra straniera. Il pellegrinaggio non è un'invenzione moderna, come l'homo viator appartiene all'antichità. Tutti i luoghi di culto erano collocati sul monte e l'homo viator, prima ancora di muoversi verso il monte, si muoveva dentro di sé. Yeah.
Raggiunta la cappella, vi si gira intorno 3 volte e, costeggiandola, la si tocca con la mano sinistra. Poi ci si ferma sul sagrato e si viene accolti dal rettore del santuario. Dopo aver ascoltato la messa, l'uscita dalla cappella è il momento più dolce e commovente. Senza mai volgere le spalle a Maria, si esce. La speranza è quella di tornare il prossimo anno per rincontrare lei, la Vergine venuta da lontano.
Maria, Maria, Maria.